noi cerchiamo con la nostra voce di portare qualcosa di importante a questi bambini che in questo momento hanno veramente tanto bisogno. Per festeggiare la Pasqua, l'associazione Voce in Canto ha deciso di dedicare la propria musica alle bambine e ai bambini colpiti dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha devastato Siria e Turchia. Perché la musica è vita, la musica è uno dei diritti che i bambini dovrebbero avere e purtroppo non in tutte le parti del mondo riescono ad avere. Però quelle note musicali sono quel suono dolce che ci invita tutti a considerare tutti i bimbi del mondo con gli stessi diritti ed essere tutti uguali. Nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo, il concerto solidale realizzato con UNICEF Italia, una melodia per Siria e Turchia, diretto dal maestro Gianna Iori. Per il diritto di questi bambini sfortunatissimi e dobbiamo ringraziare Gianna Iori e il suo coro che mettono la bellezza della musica al servizio di chi ne ha bisogno. Ad aprire la serata i giovani pluripremiati del coro giovanile Voce in Canto, spazio poi al coro degli adulti Cantori di Vita. Noi abbiamo il piacere di essere da tanti anni ormai amici UNICEF, fin da quando eravamo un coro veramente neonato, e quindi per noi è veramente un gran piacere, insomma, poter continuare questa amicizia vera, questa amicizia con la A maiuscola per aiutare veramente chi ha bisogno. Noi doniamo la nostra voce, il nostro impegno proprio per gli altri, perché quello che noi vogliamo dare è sempre speranza, ci deve essere sempre speranza.